5 con una arancione. Guardate quanti belli sponsor, numero 35, farna sudata, da dove venite? Dalla Toscana. Il Rally dei Vestini, Rally di Abruzzo, è una gara bella e con un passato carico di gloria. Un'ottima occasione per chi poteva di partecipare ad un evento con il carisma di un rally da campionato italiano, pur essendo un Coppa Italia. E così hanno fatto un manipolo di piloti toscani, approfittando anche del periodo vacanziero. Fra questi, Matteo Franconi e Deborah Parlanti, che si sono adoperati anche come nostra squadra esterna, commissionando il servizio video alla Domax 2000. Per loro, una gara senza particolari ambizioni, se non quella, centrata in pieno, di passare un bel fine settimana di sport e di divertimento. Con la bella Clio RS del team svizzero Orange, ed iscritto con i colori del DP Group, hanno portato a termine la gara, come era nei loro programmi, allo scopo di fare esperienza, dato che per Franconi era solo la seconda gara e la prima con una vettura così performante. Altro toscano, Gentleman Drive, senza particolari ambizioni di classifica, Leone, qui in gara con la Escort Cosworth, ormai in area di pensione. Ma in gara c'era anche qualcuno che era venuto qui con ambizioni ben maggiori. Ci riferiamo ai protagonisti, purtroppo sfortunati, del trofeo Peugeot. Bianucci si è ritirato alla fine della prima prova per un problema meccanico, un particolare da 1 euro, ma gara andata alle ortiche. Ritiro anche per Franceschi, grande protagonista fino a quando è rimasto in gara. C'era anche la toscana Sara Boretti, che in coppia con la Nicodemi formava uno dei due equipaggi femminili. A tenere alti i colori toscani ci ha pensato Colombini, in gara con una Clio Williams Gruppo A con i colori del Mythos Racing Team, e Cecchi alle note. Ottimo, sotto tutti i punti di vista, il loro terzo assoluto. Intanto perché non è facile andare a correre su strade tanto diverse dalle nostre ed andare subito forte. Inoltre, il parco partenti, pur numeroso, poco più di 60 auto al via, era di prim'ordine, con numerose vetture che potevano puntare in alto. Stiamo parlando delle 4 Super 1006 o delle numerose oltre 2000 Super N 4x4, vetture che su queste strade veloci potevano veramente dire la loro. Di nuovo un grazie alla DP Group, che con le immagini di Nomax 2000 ci ha dato la possibilità di vedere la realtà di Coppa Italia in settima zona.